Oggi ti faccio vedere qualche intervento sulla potatura di riforma dell'olivo. Ecco, come sapete tutti, la pianta dell'olivo è una pianta dicotomica che tende a sdoppiare le branche. Quindi spesso ci ritroviamo delle branche sdoppiate e quindi possiamo intervenire eliminando queste dicotomie. Oggi ti faccio vedere come si fa a eliminare e come eseguire il taglio, corretto. L'olivo, a differenza delle altre piante da frutto, non è in grado di cicatrizzare le ferite, per cui il taglio va fatto, una volta individuato il collare di corteccia, va fatto leggermente più in alto. Per evitare che durante il taglio, con il peso della branca, si viene a verificare la scosciatura, è bene sbrancare prima, la branca, cioè dire fare un taglio più in alto attraverso due tagli, il primo al di sotto. Poi riprendiamo il taglio sopra e finiamo di. Ecco, una volta sbrancata, possiamo fare il taglio definitivo appena sopra il collare, quindi poco sopra il collare di corteccia. Ecco, con questo attrezzo possiamo tagliare fino a circa 20 centimetri di diametro. Ecco, come vediamo il taglio viene fatto molto, molto netto, cosa che facilita, diciamo, la cicatrizzazione. Antonio, cosa stai facendo qui con queste piante di kiwi? Beh, io sto facendo la cimatura dei rami indeterminati e poi passerò alla desucchionatura. I rami indeterminati praticamente sono questi rami che durante l'estate continuano ad allungarsi, che a un certo punto, o si attorcigliano a qualsiasi sostegno che trovano, oppure in alternativa si attorcigliano su se stesse. Quindi è il caso durante l'estate di cimarli a 7-8 foglie dall'ultimo frutto, per cui io procederò vicino a una foglia abbastanza matura con questo taglio per arrestare l'allungamento e quindi evitare questi attorcigliamenti che si formano sui rami o su tutti i sostegni che trovano. Molto E interessante. poi farò anche la desucchionatura, che sono l'eliminazione di questi rami molto vigorosi, molto pelosi, che generalmente nascono alla base delle parti grosse.